grotte in piazza Umberto I si è svolta la quinta edizione di Donna con te, concerto in passerella contro la violenza sulle donne. Nel corso delle due ore circa di spettacolo si sono esibiti oltre 100 artisti, tra cantanti, ballerini, modelle e attori. E ogni esibizione è stata presentata da un'eccellenza del territorio che si è distinta per meriti nei vari settori. La direzione artistica è stata affidata ad Angelo Palermo con il suo staff e la collaborazione di Photo Evolution, e che ha presentato la serata insieme a Chiara Esposito, volto nazionale in quanto professoressa dell'eredità su Rai 1, nonché Miss Sicilia e finalista di Miss Italia con la fascia Miss Eleganza. L'iniziativa, condivisa dall'amministrazione comunale di Grotte, è patrocinata dal Centro Antiviolenza e Antistalking. Telefono aiuto. Ascoltiamo in proposito lo stesso Angelo Palermo e poi la testimonianza da Bagheria di Lidia Vivoli, ridotta in fin di vita dall'ex compagno. Noi con questa manifestazione speriamo di sensibilizzare più gente possibile. Negli anni passati, alla fine delle edizioni precedenti, venivano delle persone a sfogarsi con noi, perché grazie al nostro spettacolo prendevano coscienza della propria situazione. Quindi se anche noi riusciamo ad aiutare una sola donna, risultiamo vittoriosi, e quello è il nostro obiettivo. E poi, visto che sono coinvolti tantissimi giovani di tutte le età, cerchiamo di sensibilizzare loro, che sono le generazioni del futuro, perché noi facciamo delle prove, delle riunioni, parliamo, dibattiamo, affrontiamo tanti argomenti, e quindi i giovani sono il futuro e i giovani devono dire insieme no alla violenza sulle donne. Ovviamente tutta la manifestazione è incentrata su questo tema grazie all'utilizzo di alcuni brani musicali che parlano di violenza sulle donne, ma anche gli stilisti realizzano abiti idonei, poi ci sono delle testimonianze di donne che subiscono violenza. Lo scorso anno abbiamo avuto la mamma di Giordana Di Stefano, una ragazza uccisa in provincia di Catania. Questa sera avremo un'altra testimonianza importante, quindi non solo arte ma soprattutto tanta cultura, tanta testimonianza, perché solo chi ha provato certe sensazioni, certi dolori, può al meglio trasmetterla agli altri e capire quanto è importante dire no alla violenza sulle donne, ma alla violenza in genere. Ciao a tutti, sono Lidia Vivoli, 46 anni, e vivo a Bagheria, in provincia di Palermo. Nel 2012 sono stata vittima di un tentato omicidio e di un sequestro per mano di colui che era il mio compagno, di colui che mi dormiva vicino e che mi aveva giurato eterno amore. Di notte ha pensato bene di accoltellarmi nel sonno, perché io ho deciso di lasciarlo, perché non volevo più sopportare quella violenza. Ecco, io ci sto portando avanti una battaglia, perché è giusto che le donne possano salvarsi prima di ridursi un fin di vita, prima di ricevere la violenza fisica, quando già inizia la violenza psicologica, quando già ci sono i controlli, la richiesta della password di Facebook, la richiesta della password della mail o qualunque altro tipologia di controllo, perché questi uomini hanno questo comportamento standard del controllo, il possesso, la donna che diviene oggetto e poi la violenza fisica. A quel punto è difficile tirarsi fuori da una storia del genere, ma poi potrebbe essere troppo tardi. Io vi invito a stare attenti, perché dalla violenza si può rinascere, perché io mi sono meravigliosa, ho adesso un nuovo compagno, due gemellini, 2 anni e mezzo, è una vita serena, tranne la parte che concerne ancora la presenza di questo mio ex che adesso è fuori dal carcere, perché purtroppo non esiste un programma di tutela delle vittime di violenza domestica. Io vorrei ringraziare lo staff di Donna con te per queste iniziative che porta avanti da 5 anni, perché bisogna sensibilizzare i nostri legislatori per far sì che le leggi cambino, che non ci sia una fase in cui lui viene scarcerato prima del processo, perché in quella fase ci attaccano di nuovo, in quella fase ci fanno lo stalking per tentare di farci cambiare idea. Io sto ancora combattendo perché c'è un processo per stalking dopo il tentato omicidio, ancora sono in pericolo di vita e sono totalmente abbandonato dalle istituzioni siciliane e dallo Stato. Quindi io chiedo aiuto a tutti, a nome di tutte le donne, e ringrazio tutti voi per avermi dato la possibilità di parlare. Grazie.